Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scrack vi saluta. Oggi parliamo di Serie B. Ieri hanno giocato tutte le partite. Era lunedì di Pasquetta e diciamo è stato un bel pomeriggio. Abbiamo assistito a tante partite divertenti, tipo vabbè, la partita della mezza abbiamo visto un bel Pordenone Entella, una vittoria del Pordenone, con il gol solito di Patrick Churria, giocatore di grande qualità. È un giocatore molto interessante, Churria, veloce, tecnico. A me mi è sempre piaciuto anche quando vidi il playoff con Frosinone, è un giocatore veramente interessante. Poi abbiamo visto la partita delle tre con Monza Pescara. Monza Pescara è stata una partita molto divertente. Allora, il Monza è una squadra che diciamo punta sempre al bel gioco ed è pronta per la Serie A. Giocatori di qualità, poi a giocatori come Boateng che non possono stare in quella categoria, ma Barberis gioca nel Crotone in Serie A. Poi chi abbiamo? Frattesi è un giocatore interessantissimo, gioca anche l'Under 21. Poi vabbè, Del Rigo è un ottimo giocatore, come anche Armellino. Non ho giocato mai in Serie A, da quanto so, però sono comunque giocatori molto importanti. Poi abbiamo Carlos Augusto, che è un giovane interessantissimo. Pirola, che sta crescendo tanto, anche se ha fatto, è un giovane di prospettive alte, però ha fatto una buonissima partita, ma ha fatto un errore clamoroso che ha portato all'1-1 del Pescara, che nel secondo tempo ha fatto completamente un'altra partita rispetto al primo. E ha segnato Seter, che è entrato dalla panchina e ha spaccato in due la partita. E poi nel Monza abbiamo giocatori esperti come Paletta, che ha giocato nel Parma, è stato convocato anche in nazionale, Gitkier, Babbe, Balotelli. Il problema è che servirebbe un attaccante dai tanti gol, un attaccante di spessore, un attaccante pronto per la Serie A. È venuto a Balotelli, però Balotelli non gioca praticamente mai perché per i vari problemi di condizione fisica, cioè che da quanto ho capito non sta in condizione, e quindi serve un attaccante che porta tanti gol, perché il Monza fa tanto possesso, però concretizza veramente poco. Poi portiere come Di Gregorio, che è ex Pordenone, che ha fatto una grande stagione a Pordenone, Samprisi, che ha giocato nel Genoa, comunque giocatori importanti, Bellucci, che ha giocato con l'Empoli in Serie A, quindi direi che Barilla, Scozzarello hanno giocato in Serie A Parma. Quindi la rosa del Monza è abbastanza fornita. Poi c'è un giocatore che mi fa impazzire letteralmente, che è Dani Mota, ha una qualità assurda. E anche D'Alessandro gioca in Serie A, quindi direi che la rosa è abbastanza fornita. E ha giocato contro un Pescara pieno di giovani, un Pescara molto interessante, che gioca un bel calcio con Grassadonia, e ha giocatori interessanti come Bellanova, che però deve migliorare in fase difensiva, secondo me assolutamente, e deve migliorare pure. Deve controllare la sua foga, perché molto spesso si mette a dribblare in mezzo al campo, entra in mezzo al campo come fa più o meno Hernandez a Milan, però certe volte perde quelle palle in mezzo al campo che sono letteralmente sono un suicidio, quelle palle perse in mezzo al campo così. E l'ha dimostrato Teo con la Sampdoria, che ha fatto quel passaggio in mezzo al campo, sempre cercando di andare dentro il campo, che è stato un suicidio per il Milan, che ha perso la Samp, ha pareggiato con la Samp per colpa di quel gol, soprattutto. Quindi Bellanova deve appunto gestire la sua foga. Pescara, Miglia e Sorens sono due ottimi centrali. Ferillo ha fatto una parata importante del capitano. Poi altri giocatori interessanti, giovani, che mi hanno davvero stupito sono stati Maestro e Odgaard. Maestro sembra avere le movenze di Milinkovic-Savic, ma esageriamo, però Maestro è un giocatore interessante, 22 anni, che fisico, tecnico, e mi ha stupito tantissimo la partita col Pisa, e ci farei un pensierino se fossi una squadra di A, ma anche di B, di alta B, di B.
Poi un altro è Odgaard che da quanto so ancora di proprietà del Sassuolo e i suoi movimenti in profondità sono veramente eccellenti. Sembra quasi a tratti un attaccante esperto, anche se ovviamente è molto giovane e deve ancora crescere, però il suo lavoro per la squadra, i suoi collegamenti, è un giocatore veramente interessante, con colpi interessanti, è da tenere d'occhio. E poi, vabbè, il Pescara è quindi una buona squadra che ha ottenuto un buon punto con un ottimo secondo tempo dopo che il primo tempo era stata asfissiata dal pressing del Monza che poi si è stancato e ha lasciato l'iniziativa a Pescara negli ultimi minuti, che poi ha trovato il gol e è riuscito ad uscire dall'area di rigore come era stato nei primi 45 minuti e alla fine ha ottenuto un buon punto dopo i 3 punti di Pisa, col Pisa. E sta uscendo pian piano dalla bassa classifica e sta almeno ottenendo un piazzamento un po' più buono, diciamo, anche se ancora non è uscita del tutto dalla linea di galleggiamento. Però il Pescara è una squadra che se continua così può uscire benissimo. Difficilmente ne uscirà l'Entella che appunto come la partita a Pordenone ho visto abbastanza male, gioca poco. Non gioca tanto bene. Sembra una squadra individualmente scarsa e non pronta per la Serie B. Che è un campionato comunque di grande qualità. Il Pordenone con D'Ossena è tornato e Domizzi è tornato alla vittoria, quello dell'esonero di Tio Tessier, che secondo me era un allenatore molto interessante, aveva fatto grandi cose, però non è esonerato, sta andando male il Pordenone, adesso si è rialzato con questa vittoria, però c'è da dare continuità. Una grande partita di Musiolik e un Pordenone che vince una partita importante e la vince con una prestazione importante e meritatamente. Poi abbiamo visto un Cittadella Reggiana abbastanza brutto, abbastanza brutto, di verità ho visto una partita bruttissima, le squadre non giocavano a calcio. Buttavano la palla avanti, sembrava una partita di palla al fosso. E sinceramente non capisco come faccia il Cittadella a stare così in alto giocando in questo modo. E la regina ci si aspetta di più, giocatori da Diaco Cione che non possono fare l'errore che ha fatto sul gol della Cittadella con l'attaccante numero 9 che adesso non ricordo come si chiama, però segnatelo perché è molto interessante, l'ho visto più di una volta ed è abbastanza forte. In quell'occasione appunto Thiago Cionek sbagliando la lettura ha fatto segnare la regina con una bella avanzata e dopo il gol diciamo poi il Cittadella e la Regina è riuscita a pareggiare però devo dire la verità a me queste due squadre non mi sono piaciute per niente magari forse a tratti un po' meglio il Cittadella che ha appena segnato ha proteggiato un po' il pallone poi dopo col gol della Regina ha giocato molto di più rispetto alla Cittadella e questo è stato diciamo il pomeriggio di B poi sono passato a vedere partite più importanti più belle come Barcellona Valladolid e Wolverhampton Aston Villa sono state due partite belle interessanti di cui non parlerò oggi, però è sicuro che sono state partite interessanti. Vabbè, ho parlato un po' di B, c'è cioè un prossimo video e vi porterò nuovi contenuti. Scaracca vi saluta, bella.